Peccato. Johnny avrebbe... Parole forti dette da un altro costrutto rinchiuso nella stessa prigione della Rasaka. Aspetta, cosa? Vuoi dire che sono un engramma? Ah, proprio come me. Non fai più battutine ora? Allora, è davvero finita. Hai mantenuto la tua parola. C'è un solo aspetto di cui non ho tenuto conto. Alt, cosa? Il corpo come fattore chiave di questa transizione. La riconfigurazione del DNA del Relic è progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri neuroni. Cristo santo, arriva al sodo! Dopo che avrò trasferito il tuo costrutto nel tuo corpo, morirai. È inevitabile. È imminente. Marta! Vivrai per altri 6 mesi circa. Forse qualcosa di più. No, no, no. Deve pure esserci qualcosa a cui non abbiamo pensato. Il tuo corpo ti vedrà come un intruso. Ma è il mio corpo. I naniti del biochip l'hanno alterato in modo permanente. Ora il corpo è di Johnny. Alt, dacci un minuto. Io e V dobbiamo parlare. Io no. Non ci credo. Tutto quello che abbiamo fatto... Per niente. Ne ho abbastanza. Di tutto. Specialmente di te. Bene, perché ci atteniamo al piano. Io me ne vado con Alte chissà dove. E tu ti tieni il tuo corpo. Dove hai intenzione di portarti? Oltre il Blackwall. Per divenire parte di lei. Qualunque cosa significhi. Non c'è proprio un altro modo. Come ho detto... Johnny può tenere il corpo e restare, mentre tu puoi venire con me. Intendevo, non so, un finale migliore, per tutti. Per gente come noi. Posto sbagliato, gente sbagliata. Ma hai il diritto di fare la scelta che ti sei guadagnato, con volontà e impegno. Questo ponte porta nelle profondità del cyberspazio. Attraversandolo, taglierai per sempre ogni legame con il tuo corpo. La strada per il tuo corpo passa da quel pozzo mortale. Non ho niente a cui tornare, Johnny. Per te è diverso. Alt, portami via. Vengo con te. D'accordo, fa come cazzo ti pare. Ma come? Basta un po' di senso di colpa per convincerti. Invece di lottare per ciò che è tuo, ti arrendi. Preferisci morire perché hai troppa paura di dirmi addio. Smettila, ti prego. Sei leale, te lo concedo. Ma quanto cazzo sei idiota? Non sei cambiato neanche un po' da quando ci siamo conosciuti. Sono stanco, Johnny. Voglio iniziare una nuova vita, anche se non so che cosa mi aspetta. Sarebbe un bene anche per te. Di, è solo che ho paura per te.
cazzo. Credo che non mi ci abituerò mai. Cazzo, devo anche fare i bagagli. E devo smetterla di parlare con te, V. Non è tanta roba, ma va bene così. Ho un po' di tempo. Dovrei riuscire a passarti a trovare. Mi serve un passaggio. Steve. Devo parlare con Steve. Non ce la faccio! Chi sei? Che cosa vuoi? Calmati. Sono io, Steve. Ehi! Ehi, bello! Che c'è, Chum? Ho il nuovo album dei Corsetis Metalens. I primi 4 pezzi sono puro genio. Mi servono una macchina e un bravo autista. Devo sistemare un paio di cose in città. Nessun problema, ci sono io. Mia madre dà di matto se vado via senza avvisarla. Ma tanto non può nemmeno sentirmi se ci provo. Ci sei? Sai, quando suono a lungo mi fanno male le dita. Cosa devo fare? Insisti. Le corde di metallo ti segano le dita e quindi ti fanno male. Tutto qui. Oh. Non preoccuparti. Dopo un po' ti verranno i calli. Potrai premere le corde quanto vuoi e non sentirai più niente. Cosa credi di fare, stronzetto? Esco. Dove vai? Ci metto un secondo. Torno subito. Torna subito dentro! Col cazzo che esci a fare... chissà che cosa, capito? Che cazzo? Mi hai fregato di nuovo le chiavi! Dentro! E subito, cazzo! Tu che cazzo vuoi? Lascialo in pace e modera i toni. Levati dai piedi! Credi di farmi paura? Sei una testa di cazzo come tutti gli altri. Mi vuoi sfidare? Fatti sotto. Non ho tempo per queste cazzate. Che diavolo è? Che cazzo ne so? Fottuti barboni. Sono tutti uguali. Cazzo! Se la stava facendo sotto, davanti a te. Mi dispiace tanto. Stai scherzando? Vorrei che mi capitasse qualcosa di brutto. Salta su. Meglio che lo rimetti in riga subito. Vorrei fargli il culo. Vorrei essere forte come te. Lo sarai un giorno. Ma spero che allora ti renderai conto che non ne vale nemmeno la pena. Cioè? Allora capirai che è un debole. E ti dispiacerà. Dove si va? Time Machine. Fico! C'era Kerry Eurodyne una volta. Sei un fan? Se lo sono, ovviamente. Perché tu no. Kerry non è male. Alla radio hanno detto che Kerry è diventato famoso solo grazie alla morte di Silverhand. Quelli dei media sono degli avvoltoi. Hanno la merda nel cervello, specie quelli che si occupano di musica. Kerry è un ottimo musicista. Il resto non importa. È sempre stato un grande, in tutti i sensi. Boh, parli come se lo conoscessi. Perché è così? Anch'io sarò un musicista un giorno. Inizia a buttare giù pezzi, allora.
Ti serve esercizio, come in tutte le cose importanti. Prima cominci, meglio è. Ho già qualche riff in testa. Bene. Ma i testi non mi vengono. Quando scrivo qualcosa, o mi sembra già sentito, o suona stupido. Non so bene di cosa scrivere. Sii onesto. Scrivi sempre la verità. Specie quando parli di quello che senti. Non so come potrei mentire su ciò che provo. Non scrivere canzoni d'amore se non ami qualcuno. Non scrivere canzoni tristi solo perché la tristezza ti sembra poetica. Ok. Quando qualcosa ti colpisce al cuore, è il momento di sederti e scrivere. La verità sfugge. A volte la musica è il solo modo di afferrarla. Cosa posso fare per te? Cerco una 6 corde, elettrica. Rifatte gli occhi. Vorrei qualcosa di più serio. Perché? Queste non lo sono. Senza offesa, ma voglio qualcosa di serio. E me lo posso permettere. Bastava dirlo. Vieni, seguimi. Che te ne pare? Vengo anch'io. Wow! A destra e a sinistra, le ultime Chromatics ed Andersons. I pezzi vintage sono nel retro. Posso? Certamente. Vai. Che giornata pazzesca! Vi lascio qui a giocare un po' da soli. Torno di là, quegli animali mi svuotano il negozio. Mai sentito nessuno suonare Silverhand così. Sai, ho letto che non aveva mai preso lezioni. Ha imparato a suonare da solo, inventando il suo stile. Ma come fai? Cioè, a suonare come lui? Hai orecchio, nessuno può imitare lo stile di Silverhand. Invece sì, ti ho sentito. Forse c'è qualcosa di lui in me? Forse. O magari sono Johnny. Ma come? Johnny avrà un milione di anni oramai e tu sei troppo giovane. Vedi, questo è solo un corpo. È quello che mi è toccato. Alla fine, io sono ciò che sono. Certo! Chum, sei fuori di testa peggio di me. Ancora non mi hai spiegato come fai. Lascia perdere. Piuttosto, crea un tuo stile. Quello che ti serve è l'esercizio. E il talento? Il talento ce l'hai. Cosa? Lo pensi davvero? Non dico una cosa se non è vera. Ho smesso di mentire. Che giornata pazzesca! Cazzo, mi tremano le mani. I rocker sono ribelli, dicono quello che pensano. Ci ho provato con mio padre. Non è andata bene. Ricorda, la ribellione cresce con il tempo. Non capisco. Non so bene come spiegartelo. Devi riuscire a capirlo da solo. Sai, sei strano, ma mi piaci lo stesso. Paghiamo e andiamo via.
La prego. Quindi? Ottima scelta. Mi fa piacere. Sarai in buone mani. Ti serve altro? No, grazie. Ecco qua. Ci vediamo. Andiamo. Ho altre cose da sistemare. Va bene. Va bene. Andiamo. Certo. Dove però? Al cimitero. D'accordo. Mio padre dice che ci sarà un'altra guerra fra corporazioni e che tra poco si salteranno alla gola. Pensi sia vero? Ci sarà un'altra guerra? Lo chiedi alla persona sbagliata. Non mi interessa. Anzi, non potrebbe fregarmene di meno. E sai perché? Perché? Perché ho capito che è inutile. Ho un amico che vive qui. Dove? Non si vede da qui, ma è vicino. Siete molto amici? Una volta mi ha invitato da lui. Sua madre ha preparato il pranzo e poi siamo andati al ponte. Mi piace guidare qui. Bella zona. Sai cosa? Hai ragione. È bello qui. Non c'eri mai stato? Sì, ma non ci avevo mai fatto caso. Non avevo mai il tempo di fermarmi a guardare. La città mi scivolava tra le dita, troppo in fretta. Mi passava sotto i piedi, sopra la testa, e non notavo niente. Ci scriverai una canzone? Forse. Bel ciondolo. Ti sta bene. È solo un ricordo. Oh, apparteneva a qualcuno di importante? Sì, a una persona molto importante. Che cosa pensi di farci? Voglio rimetterlo al suo posto. Ok. La cazzo di settimane prima che annunciassero il viaggio. In effetti ho sentito la decisione di... Infatti! Da paura, eh? Guardiamo la prima puntata insieme. Non posso più portarla con me, ormai. Non posso continuare a commiserarmi, ripensando a quello che è successo. Non potrei comunque dimenticarti. Questa è la tua cazzo di faccia. Non conosco nessuno che avrebbe avuto il fegato di fare una cosa simile. Nessuno. Grazie per... Grazie per tutto. Ho imparato molte cose e ne farò buon uso. Addio. Dove si va ora? Ehi, ehi, ma che fai? Ne vuoi una? Ho smesso. Dovresti farlo anche tu. Nuoce alla salute, nuoce all'anima. Dove si va ora? Adesso ho un autobus da prendere.
Il tipo era morto da tanto tempo? No, non da tanto. Ti manca? Un po', sì. Mio nonno, sì. Mi mancava. Ma adesso non così tanto. C'è la nuova stagione? Sì, e c'è lui. Sul serio, l'hanno detto in TV. Ti sbagli. Non ho dimenticato niente. Non succederà più. Penso che dobbiate andare tu e Rogue. Sei sicuro al 100%? Non so. Tocca a te, Johnny. Mi fido di te. Prendi il timone. Solo, facci piano, ok? Grazie, Vi. Sistemo tutto io. Vedrai. Ci vediamo dall'altra parte. Ehi, ti sono mancato. Non proprio. Sono svenuto e mi sono svegliato qui. Mi sono perso qualcosa. Rogue è morta. Smasher ci aspettava. Mi dispiace. Non devi. È morta per me, non per te. Il mio corpo è ancora tutto intero. L'ho parcheggiato nei sotterranei della Rasaka Tower, connesso alla rete. Immaginavo. La tua donna mi sta distruggendo il cervello con il Soul Killer già da un po'. Halt! Non ti fai vedere? Un saluto, magari? Sono un engramma ora. Un costrutto. Cazzo! Già. Benvenuto nel club. Ehi, Halt! Ci sei? Ha detto che sta finendo i controlli e poi mi copia di nuovo nel mio corpo. Quindi siamo al gran finale. È tutto nelle mani di Halt ora. No. Ma cosa? Halt! Ho commesso un errore nell'escludere il fattore corpo. La riconfigurazione del DNA è progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri nemici. Cazzo! Dillo in parole comprensibili.
V morirà a prescindere dal mio operato. È inevitabile, è imminente. Cazzo. Non saprei dirlo meglio. E adesso? Che cazzo facciamo? Fammi pensare. Dai, Alt. Deve esserci un modo per risolvere. Il biochip ha modificato irreversibilmente l'organismo ospite. Non appartiene più a V, che è un intruso nel suo corpo. Per te la situazione è diversa. Le modifiche sono state apportate per ospitarti. Stai dicendo al tuo ex di buttarmi fuori dal mio stesso corpo? Le modifiche sono irreversibili. Tu non hai più niente da perdere. E lui ha tutto da guadagnare. Non interferirò nelle vostre questioni personali. Ma finché Johnny ha il pieno controllo, può fare quello che vuole. Non ho la minima intenzione di farti un torto. Abbiamo fatto un patto e voglio rispettarlo. Lo spero bene. Un attimo, pensiamo a che cosa fare. Visto che io sono spacciato, rispettiamo il nostro patto. Io me ne vado e tu resti. Le chiavi per il mio corpo sono tue. No, sarò io ad andarmene. Bugiardo pezzo di merda. Che cosa devo fare, Alt? Devi solo attraversare il ponte. Diventerai parte di me. E V tornerà al suo corpo e alla sua vita. Johnny. Mi stai prendendo per il culo. Ok, piano. Credo di avere nel sangue una... Senti. Se dovessi scegliere con chi rit... Perché sei un grandissimo figlio di puttana. Promettimi solo una cosa, bastardo. Non dimenticarmi. Potevi aspettarmi. Non volevo svegliarti. Meglio per te.
Alla prossima. Ti ricorderò qui. Sempre. Scrivi la parola spazio al 7299 per avere la possibilità di vincere una settimana per due al nostro Crystal Palace. Ben 10 casinò, 5 piscine, la migliore attrezzatura da prendere. Capo. E i migliori chef dell'universo intero. Ehi, Vi. Prendi qualcosa? Il solito. Arriva. La gente sospetta qualcosa. Non riuscirò. Non ce n'è bisogno. Prenditi un giorno lì. Oggi? È un problema. No, no. È solo che in tal caso ti serve. Ruga aveva il suo piccolo rituale. Prima di un grosso lavoro si faceva. Una volta le ho chiesto se fosse per scaramanzì. Che era per ricordare. Ad ogni modo, è una tradizione dell'afterlife. Ti preparo. Preparami un Silverhand. Brinderò a Johnny. Voglio dire, lo conosco soltanto dai racconti, ma il tuo piano gli piacerebbe. Cazzo, sarebbe al settimo cielo. Lo so. Buona fortuna, Vi. E hai guadagnato Eddie e influenza in città. Ma non solo. I sistemi dell'Arasaka si sono paralizzati. Si è aperta qualche opportunità. I miei uomini ci si sono fiondati e hanno preso quello che potevano. Quindi è tutto pronto per l'operazione? Ho verificato le informazioni che filtrano dall'Arasaka. Il casinò sta testando un nuovo sistema di sicurezza. Ed è vero. Oggi lo disattiveranno per un breve periodo. Credo che saprai come sfruttare quel momento. Non ti deluderò. Hai scelto il miglior mercenario sulla piazza. Così dicono, ma vorrei vederlo con i miei occhi. A proposito, nessuno ha mai tentato nulla di simile. Da dove vengo io, direbbero che è impossibile. Dicono che stai rischiando troppo. Per dirla in modo poetico, che stai volando troppo vicino al sole. Per questo mi hai assoldato. Sai perché ti ho assoldato? Perché faresti qualsiasi cosa se c'è una minima possibilità di sopravvivere. Anche se dovesse significare giungere a un pelo dalla morte. Domani a quest'ora dovrei avere tutti i dati dei clienti del casinò. Non scordare la tua parte dell'accordo. Non dimentico mai una promessa. Buona fortuna. Ok, in posizione. Perfetto, spaccato il secondo. Tocca a me. Ho disattivato il segnale dei satelliti. Attivo il segnale di mascheramento. Ricorda, avrete solo un tentativo e uno soltanto. Dimmi qualcosa che non so. Una volta iniziato, non potrete tornare indietro. Se qualcuno vi nota, non ci saranno estrazioni o possibilità di sopravvivere. Ottimo. Se funziona, guadagnerai più di quanto tu abbia mai immaginato. I tempi in cui avevo da guadagnare sono lontani. Ora non ho più nulla da perdere. È un po' cupo. D'altronde, chi sono io per giudicare? Ok, o la va o la spacca. Buona fortuna. Ci vediamo là sotto. Va.
Passo e chiudo.